Benvenuto a tutti, ai presenti che sono qua. Come dicevo, in assemblea in numero limitato, ma numerosi invece a distanza. Come vedete, riusciamo pian pianino a far funzionare sia la presenza, sia l'online, che è il metodo che abbiamo intrapreso ormai dal giugno del 20 e che pian pianino al quale ci stiamo abituando. Allora, vi do questo benvenuto all'ultima adunanza dell'anno che ci porta su un tema molto interessante, ma ve ne parlo tra un attimo perché questa adunanza di Natale è in genere preceduta da un'assemblea in cui vengono approvati i nuovi soci dell'anno 2021 e quindi abbiamo il piacere di proclamarli adesso dandone lettura, così è la prima comunicazione che facciamo. Certamente a tutti i nuovi soci verrà riconosciuto il diploma quando faremo l'inaugurazione dell'anno accademico che ci auguriamo naturalmente di fare in presenza come abbiamo fatto per gli anni passati a Venaria a novembre. Bene, allora la comunicazione che vi voglio fare è la nomina dei nuovi soci. Comincio dai soci ordinari, sono stati approvati dall'assemblea che ha votato a distanza perché il voto è segreto, sono stati nominati Beccaro Gabriele Loris, Bongiovanni Claudio, Gontier Paolo, Nicola Silvana e Tavella Luciana. Questi sono i nuovi soci ordinari che in precedenza erano soci corrispondenti. Sono invece nuovi soci corrispondenti Amateis Nicoletta, Anchisi Gino, Andorno Caterina, Bechis Michele, Ferracini Chiara, Gribaudi Ivana e Ricci Claudia. Ecco, questi sono i nominativi dei nuovi soci corrispondenti. Ho lasciato per ultimo il nuovo socio onorario che è Marco Boglione, che è presidente della Fondazione Cavour, fondazione con la quale intratteniamo antiche relazioni per la storia che ci lega e per le iniziative che stiamo prendendo insieme. È un momento importante la comunicazione ufficiale dei nuovi soci e do loro un benvenuto virtuale al momento e poi ci stringeremo la mano appena possibile. Il relatore di questa sera, Paolo Sartirano, è il presidente della sezione vini di Confindustria Cuneo. È un grande produttore di vini da emozioni che sono Barolo, Barbaresco e anche dei bellissimi spumanti. Vi voglio far venire l'acquolina in bocca anche perché dopo, come accennavo prima, lo assaggeremo per farci gli auguri. Bene, il racconto che ci farà l'amico Sartirano riguarda la storia di un imprenditore del secolo, no, del 1800 che è stato il primo esportatore in America del Barolo, con tutte le avventure di quel tempo. Non vi dico nulla perché non lo so, sicuramente ci dirà delle cose interessanti. Chiedo a Paolo di venire qui davanti a quella telecamera e Mi smaschero. penso di averlo presentato sufficientemente bene, anche perché vi aggiungo che vorremmo, insieme all'amico Cugnetto e alcuni altri nostri accademici, Masoero e porteranno avanti, continueranno la ricerca su rilevazione dati da remoto nelle sue vigne in quel di Monforte d'Alba. E quindi spero di presentare i risultati di quella ricerca appena disponibili in giugno presso il suo museo. Volentieri. Grazie Questa era l'ultima cosa, prego a te. mille per l'introduzione. Direi che sono emozionato per essere qui. Prima cosa, essere stato invitato dall'Accademia di Agricoltura.
per essere qui in questi locali magnifici e per poter raccontare la storia di un imprenditore che il caso ha voluto che non fosse così noto e che quindi la sua presenza nel mondo della produzione del Barolo sia passata attraverso un po' una storia di leggenda che poi si è concretizzata invece con il ritrovamento di documenti storici. Se possiamo far attivare le slide, ho preparato qualche diapositiva giusto per darvi qualche lezione in più. Ecco, perfetto. Il personaggio del quale vi voglio parlare questa sera è il Cavalier Luigi Arnulfo. Cavalier Luigi Arnulfo è un personaggio, direi, molto interessante, la si vede già dalla foto. In quella foto è ritratto con la sua bombetta, con un aspetto, direi, serio, ma simpatico, perché con questi occhi chiari e questa barba così folta. L'abbigliamento tipico del fine 800 per chi aveva chi arrivava da una famiglia chiara che portava un certo tipo di ambiente. Il cavalier Luigi Arnulfo, infatti, era farmacista ed era figlio di farmacista a Cherasco. Il padre Carlo aveva la farmacia a Cherasco. La storia per me con il cavalier Luigi Arnulfo inizia quando ho acquistato l'azienda. L'azienda, qui per procedere, Sono le frecce. sono le frecce. L'azienda che si trova a Monforte, l'ha tenuto Arnulfo oggi, Costa di Buscia, l'ho acquistata il 26 giugno del 1988, direi in un modo come si faceva un tempo, nel senso. Vidi vigneti nel pomeriggio, sera, feci l'acquisto. Fu un acquisto un po' dato dall'emozione, dato anche un po' dall'emozione della giovane età. Allora avevo 24 anni e con tanta voglia di fare. Visitando quell'azienda e vedendo nei vigneti alla Bussia, 15 ettari in un posto assolato e unico, boh, decisi di comprarla. Al momento dell'acquisto non conoscevo nulla di quello che avrei trovato perché l'unica cosa che in quel momento mi interessava era l'esposizione, la qualità delle vigne per produrre un ottimo Barolo. Quando ebbi poi le chiavi in mano, anche se di porte non ce n'erano perché ormai l'edificio era andato tutto in malora, iniziamo poi a fare i lavori di ristrutturazione. E durante questi lavori vennero fuori delle cose incredibili. Un giorno, appunto, le maestranze, i muratori che stavano facendo la demolizione poi di una parte della casa, la ristrutturazione del tetto, mi chiamano e mi fanno vedere che, insomma, sotto una coltre di polvere di circa 20 centimetri. C'erano dei documenti, c'erano delle lettere, c'erano dei documenti. Mi dice: ma non sappiamo se questi documenti abbiano un valore o non abbiano un valore, vieni a vedere. Insomma, il solaio era cosparso di lettere, documenti, atti originali a partire dal 1700, 1767 in avanti. Quindi, veramente la storia di una famiglia, la storia di un'azienda, la storia di un produttore, tutto era stato racchiuso. Sotto la polvere. E allora comincio proprio come archeologo, a scavare sotto la polvere e a rinvenire questi documenti. Dopodiché ho cominciato a catalogarli, ho cominciato a leggerli e ho scoperto la storia dell'azienda. Ho scoperto la storia dell'azienda, ma ho scoperto soprattutto la storia di un uomo che si intrecciava con la storia di quel periodo. Perché la corrispondenza che ho rilevato è una corrispondenza molto importante, perché non parla solamente dell'attività di quell'azienda, quindi della produzione di vino, non si tratta solamente di
bollette o di fatture o di ricevute di pagamenti, ma si tratta veramente di una raccolta epistolare in cui l'uomo Luigi Arnulfo dialoga con i propri clienti, dialoga con i propri familiari, dialoga con i politici allora del momento e soprattutto testimonia l'attività che lui stesso ha fatto per il Barò. Direi che questo è veramente stato per noi una scoperta molto interessante, una scoperta che ne andiamo fieri perché è, direi, una delle poche testimonianze dirette che si hanno nelle aziende di produzione del Barolo. Solo poche altre aziende, soprattutto le aziende che a quel tempo erano in proprietà dei nobili, quindi Marchesi Faletti, quindi la casa reale di Fontana Fredda, hanno potuto mantenere. Per cui ritengo che sia veramente un documento, che siano documenti molto molto interessanti. Qui alcune delle lettere che abbiamo scoperto. Poi andremo a analizzarle via via per argomenti e andremo così a tessere questo filo che lega la vita del cavalier Luigi Arnulfo con quella che era l'attività di allora, ma non solo l'attività di allora locale, ma ci sposteremo e legheremo l'attività locale con l'attività che era nata anche in quei tempi oltreoceano, quindi in California. Quindi direi che è veramente una raccolta molto interessante. Tutto inizia da questa lettera, 1873, i cugini Zabaldano, cugini di Luigi Arnulfo, inviano questa lettera a Luigi Arnulfo con l'aiuto di un notaio perché cercano di vendere la propria azienda, questa la Cascina Bertoroni, così allora si chiamava la tenuta Arnulfo, perché molto probabilmente erano in difficoltà finanziarie e lo stesso Arnulfo, o meglio la famiglia Arnulfo, era tra i creditori di questi cugini. La lettera è molto interessante perché parla di mediazioni, parla di rapporti commerciali tra le varie famiglie. E parla anche, testimonia anche le modalità di trattativa, che sono modalità di trattativa che sono ancora oggi vive nel nostro tessuto sociale delle Langhe. Quindi la mediazione attraverso il mediatore, che era un elemento, una figura molto importante, ma lo è ancora oggi nel passaggio di proprietà delle varie aziende. E in questa lettera vengono anche determinati i costi, quindi vengono proprio descritti, va bene, l'offerta che parte da 32.000 lire e 32.800 lire, per poi arrivare a una trattativa veloce di una proposta a 30.000 lire per andare sul sodo, per andare a determinare il valore tutto subito. Ma nel prosieguo della lettera si determina anche la mediazione del mediatore, che era stata stabilita in 400 lire, quindi una cifra anche abbastanza importante sul valore totale della transazione. Il tutto si risolve abbastanza velocemente e Luigi Arnulfo acquista l'azienda e trascrive l'atto nel 1874, a febbraio del 1874. Quindi la data di trascrizione dell'atto non è veramente la data effettiva della compravendita. Molto probabilmente la compravendita fu fatta nel 1873 e poi fu formalizzata la registrazione dell'atto nel 1874, anche perché a quel tempo la registrazione presso il registro delle ipoteche non era obbligatoria, quindi solamente i nobili e comunque le famiglie benestanti, quando facevano un passaggio di proprietà, facevano il trasferimento alle conservatorie delle ipoteche e quindi un atto fatto con i sacri crismi. Quest'atto non è solamente la partenza di tutto, ma contiene veramente le indicazioni di quello che era il carattere e di quella che era la lungimiranza di Luigi Arnulfo, perché quel contratto fu fatto in modo assai meticoloso. Non c'erano i numeri di mappa a quel tempo, ma l'azienda viene descritta per filo e per segno in tutti gli appezzamenti numerati con dei nomi propri. Ed ecco allora che
l'azienda prende corpo e prende un nome. Viene descritto il nome, viene nominato il nome Costa della Bussia, molto probabilmente perché, poi la vedremo nelle foto, la Bussia è una vallata, è una delle vallate più ampie della zona del Barolo, e al suo interno ci sono delle colline che sono delle coste e che si insinuano all'interno della vallata. Quindi molto probabilmente il nome Costa di Bussia deriva proprio da questo fatto. Nominando l'azienda e individuando anche la posizione, quindi Costa della Bussia, quindi nella regione Bussia, Fini di Monforte, cioè nel comune, nei confini del comune di Monforte, quindi Fini veniva inteso come comune. E dopodiché si passa alla descrizione, delle vigne, di tutti gli appezzamenti, dandone nome per nome. E quindi ecco che esce, che viene descritto il campo detto Terra dei Buoi. Oggi noi lo abbiamo nominato Vigna Campo dei Buoi. Esce fuori il campo detto Gatto. Adesso noi la utilizziamo come vigna, Campo del Gatto, escono fuori i nomi utilizzati nell'uso comune, il bricco, la traduzione dal piemontese all'italiano di alcuni termini che leggendoli fanno anche sorridere, ma il sorito, che era la traduzione in italiano del Sirì, l'uvaro, che era la traduzione in italiano del rivè. Quindi molto probabilmente il notaio si era trovato a dover tradurre alcune descrizioni che venivano fatte dalla famiglia Zabaldano, molto probabilmente in piemontese, e dovevano trascriverle su un atto in italiano, e quindi la traduzione era stata immediata, no? Ma poi vengono descritti molto, molto bene tutti gli appezzamenti, e viene rilevato anche il fatto che i vigneti erano coltivati secondo la tecnica degli alteni, perché non viene nominato il vigneto come elemento unico, ma viene indicato come alteno. Quindi è un dato di fatto che nel 1874 la coltivazione della vite era più sviluppata, e anche nelle zone altamente vocate come la Bussia, come a Monforte, era sviluppata più una coltivazione col sistema degli alteni, quindi con filari molto larghi, con la coltivazione anche di cereali e quant'altro nell'interfilare per mandare avanti l'economia aziendale. Da qui parte Luigi Arnulfo, ma parte subito con delle idee molto chiare. Perché nel 1874 lui acquista l'azienda, ma già nel 1883, 1881, troviamo delle testimonianze di vendita in bottiglia, quindi aveva avviato in quei pochi anni già una cantina, quindi la vinificazione, quindi le attrezzature, quindi tutto quello che doveva servire per sviluppare l'attività vera e propria di produzione. All'interno della cascina, la cascina viene organizzata, l'abbiamo vista prima, ritorno indietro su queste foto. Ecco, l'azienda era organizzata secondo il modello del cortile piemontese, dove all'interno c'era la parte, diciamo, signorile, quindi che era di abitazione di Luigi Arnulfo, cosa non comune per quel tempo, abitare direttamente nella cascina, e la parte invece restante che era adibita all'abitazione delle manovalanze. Con Luigi Arnulfo non si parla mai di mezzadri, quindi non viene mai, non emerge mai la parola mezzadro, cosa invece che era molto comune a quel tempo, soprattutto nella conduzione dei vigneti, soprattutto nella zona delle Langhe. Quindi il mezzadro era una figura importante perché c'era il nobile o il borghese che abitava in paese o abitava in città, addirittura a Torino, e aveva la proprietà nelle Langhe, e qui faceva lavorare la vigna dai mezzadri, e poi facevano, come c'è la parola, appunto, col contratto di mezzadria. Qui non si parla, Luigi Arnulfo non parla di mezzadria. Luigi Arnulfo, quando noi siamo arrivati, quando ha acquistato la casa, ho contato 7 abitazioni. Quindi c'erano 7 abitazioni ben distinte all'interno della corte, del cortile, e quindi molto probabilmente c'erano
alle 6 alle 7 famiglie che abitavano nell'azienda e lavoravano all'azienda, e lavoravano in azienda. Quindi era un nucleo veramente importante per l'economia di Monforte stesso, no? E il fatto che Luigi Arnulfo abitasse direttamente in azienda dava molta importanza anche a chi ci lavorava. Quindi era anche un luogo dove gli abitanti di Monforte avrebbero voluto lavorare. Quindi il trattamento anche economico era di un certo rispetto. Da lì, sotto la casa, invece, la costruzione della cantina. Costruzione della cantina che per quel tempo era costruita con una intelligenza e con una direi con soluzioni ingegneristiche veramente interessanti, perché all'interno della cantina poi purtroppo durante i lavori una parte crollò, quindi non siamo riusciti a recuperarla, ma dove siamo riusciti a recuperarla si può ancora notare come i vasi binari erano stati costruiti in muratura, quindi in mattoni pieni, intonacati, ma la cosa interessante era che aveva pensato Luigi Arnulfo a un sistema di movimentazione del vino, dell'uva e delle vinacce per gravità. E quindi dietro la casa, adesso qui non ho la foto, ma dietro la casa aveva costruito una strada lungo la quale molto probabilmente arrivavano le uve dai vigneti, da delle finestre che erano sopra le vasche, erano costruiti degli scivoli in cemento e quindi si faceva la pigiatura esterna e l'uva scivolava direttamente nelle vasche. Una volta ultimata la vinificazione, l'uva attraverso degli scivoli in legno, uno ce l'abbiamo ancora in museo, la vinaccia fermentata veniva fatta scivolare all'interno dei torchi che erano messi all'interno della cantina dentro delle fosse. Per cui la movimentazione avveniva in modo direi, abbastanza facile, abbastanza facilmente, senza troppa fatica e poteva essere fatto, diciamo così, una produzione un po' più curata, ma anche un po' più a livello industriale, quindi anche un po' più parsimoniosa per quanto riguarda la gestione dei costi. Tutto questo l'ho trovato quando sono entrato all'interno dell'abitazione, anche perché quando io feci l'acquisto io l'ho fatto come si faceva un tempo a porte chiuse, quindi io ho visto i vigneti. Ho contattato il vecchio proprietario, sono andato a trovarlo a casa e abbiamo fatto l'acquisto e la descrizione dell'azienda fu fatta a porta chiusa. Io non ho acquistato senza vedere cosa c'era all'interno della casa, anche perché era abbastanza malmessa. Però mi fidai di quello che mi disse il vecchio proprietario. Infatti mi ricordo che il compromesso comincia numero 30, casse da uva di plastica rosse e poi tutta la descrizione dei vari attrezzature, eccetera. Quindi Luigi Arnulfo incomincia subito a produrre vino, incomincia subito a produrre vino in un certo modo. Perché? Perché io credo che quando gli Zabaldano, i suoi cugini, gli offrivano l'azienda, lui aveva già in mente e sapeva già che quella cascina lì poteva diventare qualcosa di importante per lui e aveva intravisto già l'importanza di quel luogo e l'importanza del vino che andava a produrre. Perché lui inizia subito a produrre Barolo. Ricordiamoci che siamo in un periodo abbastanza complicato per la storia dell'enologia piemontese, complicato ma fiorente, un periodo direi molto molto interessante e molto complicato nella conduzione. Qui ecco qui l'atto di acquisto dove vengono evidenziate le varie descrizioni. Andavo qui, ecco, poi torniamo indietro. Dicevo, Luigi Arnulfo compra l'azienda nel 1874, ma da questo schemino ho voluto schematizzare alcune date che ritengo importanti di quel periodo, perché abbiamo alcune cose che sono veramente così interessanti.
abbiamo l'arrivo dell'oïdio, abbiamo l'arrivo della fillossera, abbiamo l'arrivo della peronospora, ma abbiamo la crisi agraria del 1870. Però abbiamo anche altre situazioni molto interessanti, perché a quel tempo, io ho citato solamente l'esposizione di Vienna del 1873, ma le esposizioni internazionali davano molto spazio a quello che era la produzione del vino, europeo, non solamente italiano, ma non solamente francese. Quindi a Vienna, dove in Austria si produce anche vino, si produceva anche vino anche allora, il vino era così, era molto importante. Da tenere presente che in questa esposizione di Vienna i vini piemontesi avevano sbaragliato tutti, sia come numero, sia come qualità, sia come numero di medaglie, di riconoscimenti avuti. Poi avremo poi l'esposizione di Torino del 1911 e via. Quindi c'era un'attività commerciale, un'attività imprenditoriale, un'attività industriale anche nel mondo del vino molto attiva, e molto attiva soprattutto dove? Soprattutto nella produzione di vini di alta gamma. Quindi il mercato del vino, chiamiamolo come elemento, possiamo dirlo, di lusso, perché poi vedremo anche un po' i prezzi e potremo capire perché. Era comunque molto sviluppato, quindi c'era una parte di clientela che era disposta a pagare molto di più per una buona bottiglia, per una bottiglia che avesse una qualità riconosciuta. Ed ecco perché a queste manifestazioni, a queste esposizioni si proponevano i vini e le medaglie acquisite, quindi i premi acquisiti, venivano riportati in etichetta. Oggi molti pensano che queste medaglie siano degli elementi decorativi, però a quel tempo non lo erano, non erano solamente un elemento decorativo, ma erano i 95 punti di Parker di oggi, erano i 90 e fischi appunti di Wine Spectator, perché? Perché erano l'elemento che poteva dichiarare la qualità del prodotto e poteva così ottenere un valore superiore. Quindi queste medaglie le troviamo sui vini, ma le troviamo anche e soprattutto sulle bottiglie di vermouth. Le bottiglie di vermouth sono costellate di medaglie che arrivano appunto da queste esposizioni. Dunque, Arnulfo si trova veramente in una posizione molto, molto interessante, perché da una parte ha questo mercato fiorente, un mercato che richiede vini e prodotti di alta qualità, e lui ne ha la possibilità di produrlo, ma soprattutto lui ha l'intelligenza di capire che da quel territorio lì, da quell'azienda lì, può produrre dei vini completamente diversi dal resto e quindi venderli a un valore molto più alto, quindi produrre qualità. Però dall'altra parte è anche una grossa battaglia da combattere, perché è la battaglia contro le malattie che hanno fastidiato in quel periodo tutti i vigneti. Quindi deve combattere l'oïdio, deve combattere la peronospora, deve combattere la fillossera. Ma la sua formazione di farmacista e soprattutto la sua diplomazia, perché alla fine realizziamo che Luigi Arnulfo è stato un grande produttore, è stato un grande uomo di marketing e di commercio, ma è stato anche un grande diplomatico nel suo mondo. Perché? Perché ha saputo prendere e elaborare anche e risolvere problemi con tutti i contatti che aveva. Lui si legge nelle sue lettere, cioè arrivano lettere da politici, arrivano lettere da ingegneri, arrivano lettere da farmacisti, arrivano lettere da semplici garzoni. Ma lui sapeva ascoltare tutti. Lui sapeva ascoltare tutti, ed è qui veramente che si vede la capacità dell'uomo di poter ascoltare, di poter tradurre e poter, dalla fonte dell'ascolto, avere la visione. Avere la visione del mercato, avere la visione della produzione. E quindi lui inizia la sua produzione e comincia a capire che se voleva vendere il vino e venderlo a un certo prezzo e vendere la propria qualità, doveva andare dove? Nei salotti dove
Questi vini venivano consumati e quindi inizia a percorrere le strade dell'esportazione. E questo è un segno molto importante perché a quel tempo c'erano già anche altre aziende che esportavano, perché alla fine del 1800 le aziende reali, quindi Fontanafredda, l'azienda Borgogno, l'azienda Prandi e l'azienda Gancia di Canelli, avevano già iniziato l'esportazione. E quindi Arnulfo si sale su questo treno e fisicamente sale sul treno e va a Londra a trovare dei potenziali clienti e comincia a tessere una rete di distribuzione. Una cosa interessante è nella lettera di Londra, ecco, questa è la lettera del 1889 di Londra, dove questo amico R. Gancia, quindi molto probabilmente Roberto, non lo so, proprietario di una distribuzione di vini. Quindi non era proprietario di un ristorante o non era semplicemente un amico che acquistava qualche bottiglia di vino, ma era un grossista. Era un grossista che faceva alimentari e vini. E infatti nella lettera gli dice: bene, grazie per mandarmi poi dei campioni di Barolo, li prenderò in considerazione e tu mi dirai come possiamo organizzare una distribuzione. Quindi Luigi Arnulfo imposta già proprio la propria distribuzione con delle aziende sul luogo, quindi degli importatori, come tuttora il mercato continua a fare. Molto interessante questa lettera perché finisce con una frase che oggi può dire tutto niente, ma dice: spero che il viaggio di Londra ti abbia fatto bene e che verrai ancora una volta a vedermi. Quindi questo testimonia che Luigi Arnulfo nel 1889 con la valigetta e quei campioni di Barolo si era recato a Londra per trovare un importatore, un distributore, cosa che noi abbiamo iniziato a fare negli anni 80. Quindi direi qui la visione è pionieristica non ha commenti. Torniamo qui, ecco, questa è stata penso la più grande intuizione di Luigi Arnulfo. Più grande intuizione di Luigi Arnulfo fu quella di identificare il vino e quindi creare un'identità a un prodotto che era appena nato. Barolo, la testimonianza del Barolo, no, ci fanno risalire al 1853, no? Quegli anni lì, dove si parla poi di Barolo in qualche scritto. Qui siamo nel 1885, quindi 30 anni dopo, quindi neanche troppi anni, quindi il Barolo era ancora all'inizio della sua evoluzione, ma Luigi Arnulfo lui lo indica a chiare lettere e a lettere giganti, cioè lo indica molto bene e preciso, vino Barolo fino, quindi gli dà anche una classificazione, anche perché poi abbiamo trovato anche delle lettere in cui c'era vino Barolo da pasto, quindi aveva diverse classificazioni di Barolo a seconda molto probabilmente del vigneto, degli anni di invecchiamento, eccetera. Ma nell'etichetta lui indica Luigi Arnulfo proprietario. E questa è un'indicazione che per quel tempo poteva essere quasi superflua, ma dobbiamo capire che a fine 1800 il vino veniva venduto per lo più sfuso e i clienti se lo imbottigliavano. Anche i distributori e i ristoratori compravano il vino sfuso e lo mettevano in bottiglia. Chi vendeva il vino in bottiglia? Gli imbottigliatori, i commercianti. Quindi molte volte il vino in bottiglia acquistato non era simbolo di qualità. Perché? Perché si pensava che magari l'imbottigliatore, magari il commerciante avesse, si fosse aggiustato le uova nel cestino, come si dice. Quindi lui lo specifica nell'etichetta e dice Luigi Arnulfo proprietario. Quindi
Attenzione, tu stai comprando direttamente da chi lo produce il vino, non stai comprando da un imbottigliatore. Questa bottiglia te la garantisco io perché ci scrivo sopra il mio nome, ci metto io la mia faccia. Ma soprattutto cosa ha questa etichetta di molto importante è che è una delle poche etichette che per quell'epoca ha iniziato a identificare l'area di produzione del Barolo. Lui mette appunto, scrive Luigi Arnulfo, proprietario, Regione Bussia. Quindi questo è molto importante perché identifica la zona, identifica l'unicità di quel prodotto. Quindi non ti sto vendendo un Barolo qualsiasi, non ti sto vendendo Barolo, è un Barolo fino, innanzitutto, ma è un Barolo che viene prodotto nella regione Bussia e quindi una regione altamente vocata che già a quell'epoca poi Infantini e altri avevano descritto come zona altamente vocata per la produzione del Barolo. E questa carta d'identità del vino è molto apprezzata anche dai clienti. In una lettera di un cliente, adesso non mi ricordo più da che, mi sembra fosse un cliente di Venezia, comunque il cliente gli dice ti prego di mandare anche 12 bottiglie a quest'altro indirizzo, e gli indica l'indirizzo, perché questo mio amico vorrebbe assaggiare il tuo prodotto. E gli dice, lui ben conosce, è venuto a conoscenza di questo vino perché ha visto l'etichetta nella mia bottega. Quindi l'etichetta era un elemento importante e l'etichetta era quella che Luigi Arnulfo aveva creato con dei fondamenti di marketing. Direi che oggi un'etichetta simile magari a uno studio grafico ci costerebbe qualche migliaia di euro. E Luigi Arnulfo allora con la sua intuizione, la sua intelligenza la realizzò. Quindi questa etichetta poi viene poi utilizzata da lui anche nella vendita dei vini in esportazione. Quindi questa etichetta poi andava a confrontarsi con le etichette degli allora Chateau francesi, degli allora produttori tedeschi, perché non dimentichiamoci che in quell'epoca la produzione di vini tedeschi era molto molto importante e l'esportazione dei vini tedeschi aveva anticipato forse addirittura anche quella dei francesi in certi stati, quindi è stata molto importante. Ritornando qui sulle date, ecco appunto quella lettera era datata 1893 che parlava dell'etichetta. L'attività di Arnulfo poi si intreccia anche con quella che è poi l'attività nelle Langhe nella crescita e nella tutela delle denominazioni. Direi che tutta la produzione italiana deve molto al Piemonte in fatto di tutela, perché sono partite le idee della tutela, l'idea dell'importanza della denominazione sono partite dal Piemonte. E quindi abbiamo nel 1926, vabbè, la nascita dei vini tipici di pregio, sempre ad opera di proposte piemontesi, ma nel 1908 a Barolo nasce già un qualcosa che è un po' l'anticamera dell'attuale consorzio di tutela. È nata nel 1908, nacque l'associazione Pro Barolo. E qui molti produttori si unirono per tutelare la denominazione e quindi già allora però c'erano delle battaglie interne perché c'erano le fazioni dei produttori di Barolo che non volevano che si allargasse la produzione del Barolo ai comuni limitrofi e quindi queste battaglie non sono ancora terminate e quindi se ne discute ancora oggi. Ma già allora c'era questa diatriba. E Luigi Arnulfo fu tra i primi a utilizzare la parola Barolo, quindi la denominazione Barolo, in territori non del comune di Barolo, ma nei territori del comune di Monforte. Quindi questo va anche sottolineato. Poi abbiamo altre date importanti che scandiscono la vita della denominazione del Barolo. Il 1933 il Barolo acquisisce quella che è la denominazione vini di pregio, Barolo e Barbaresco, entrambi, e poi nel 1963 la legge 930
sulle denominazioni d'origine, anch'essa ad opera di un piemontese, Desana era un piemontese, e poi nel 66 Barolo e Barbaresco acquisiscono la prima DOC, per poi arrivare al 1980 con la DOCG e nel 2010 con le MGA, cioè le menzioni geografiche aggiuntive. Niente di diverso di quello che aveva fatto Luigi Arnulfo con quell'etichetta nel 1883. Quindi direi che sono dovuti passare anni e anni di discussioni per arrivare a quello che in quel tempo si era già arrivati a capire che era quella la strada giusta. Purtroppo nel mondo del vino abbiamo avuto un gap importantissimo e molto pesante, e questo ce lo stiamo portando dietro, questo ne stiamo pagando le conseguenze rispetto ai nostri amici francesi e anche in parte ai tedeschi. È proprio quel periodo che va dal 1930 fino al 1980. Quindi sono troppi anni in cui il vino non ha avuto il riguardo che doveva. E solamente poi nel 1980, negli anni 80, che comincia a divulgarsi l'idea di produrre vini di un certo tipo e di arrivare a produrre anche in un certo modo, ma soprattutto andare a posizionare questi prodotti su determinati mercati. Quindi direi che in quel tempo vuoi la cultura che si era diffusa in ambito, cioè nel consumo del vino, quindi il vino in quel periodo era considerato un alimento, il vino era considerato un qualcosa che doveva dare energia per lavorare la terra, doveva costare poco e doveva essere accessibile a tutti. E la qualità del vino non era determinata dalle sue qualità e dalle emozioni che poteva far crescere, ma era determinata dal contenuto in alcol, da volte del colore, ma ecco, ci si fermava lì. Già il profumo e i vari sentori e retrogusti, insomma, erano abbastanza lasciati in disparte. Quindi Luigi Arnulfo, con la sua morte nel 1928, purtroppo non ebbe l'occasione di vedere di vedere coronata l'idea sua che il Barolo raggiungesse una certa denominazione, un certo status. Quindi, anche perché le leggi, come abbiamo visto, le leggi di denominazione arriveranno molto più. Qui una lettera che quando l'ho trovata, cominciai a leggerla e cominciai anche a capire anche all'interno di queste lettere le connessioni tra i vari personaggi e tra i vari luoghi in cui Luigi Arnulfo aveva viaggiato, era andato a volte fisicamente, a volte anche solo con il proprio pensiero e attraverso la conoscenza di amici e di clienti. Questa è una lettera che arriva da San Francisco, luglio 25 luglio 1890. È una lettera che testimonia a due importanti passaggi. Il primo è la testimonianza di un'attività enologica di quel periodo in California molto molto fiorente, anche in termini di quantità, in termini anche di volumi di affari. Perché qui si parla di un'azienda tra le più grandi della California e la cui proprietà era in mano però agli italiani. Il presidente era Pietro Carlo Rossi e il segretario era anche un italiano, non mi ricordo bene il nome, ma era anch'esso italiano. E grazie mille. E la sede di questa azienda fu messa a Asti Station. Asti Station era una piccola comunità di italiani che in California avevano iniziato l'attività di produzione di vini, no? E quindi tutto si incentrava in quella zona.
nella zona del Sud, quindi nella Sonoma County, nelle zone più interessanti. La lettera però contiene alcune indicazioni, contiene l'indicazione di come avvenivano i pagamenti. Perché i pagamenti allora oggi, dici, vabbè, fai un pagamento, fai un bonifico, oggi ci sono addirittura anche bitcoins, ma allora il pagamento avveniva con delle cambiali. Quindi era una cambiale depositata presso una banca che viaggiava attraverso l'iter bancario e che arrivava in Italia sempre attraverso la banca. E qui nella lettera parla appunto di una cambiale di 400 lire. Quindi su una fornitura era un prezzo abbastanza elevato. Se ci ricordiamo, prima parlavamo della mediazione di un'azienda che era di 400 lire. Quindi stiamo parlando di valori veramente importanti. Valore importante e il valore anche di questa lettera è che il presidente Carlo Rossi rassicura Arnulfo che il Barolo giunse in eccellenti condizioni. Quindi non si sta parlando di vino, quindi non è stato un acquisto di vino, ma è stato un acquisto di Barolo. E questa è la parte importante. Adesso non l'ho messa qua, ma poi se mi venite a trovare al museo la vedete. C'è un'altra lettera importante, interessante, sempre della California, ma è a mano di un emigrante, è a mano di un emigrante di Monforte, un certo Gagliassi, e che aveva ricevuto da Arnulfo molto probabilmente anche del denaro per recarsi negli Stati Uniti. E allora in questa lettera, scritta veramente in un piemontese tradotto direttamente all'italiano, questo signor Gagliassi innanzitutto descrive l'ambiente della California, descrive come il governo californiano gli ha dato i terreni e gli ha detto cosa fare, cosa piantare, e descrive la visita all'azienda di Rossi. Ma siccome appunto quel giorno della visita Rossi non era in ufficio, non era, lui dice, siccome non si trovava, abbiamo lasciato la lettera, molto probabilmente Arnulfo gli aveva dato una lettera da portare al suo amico e cliente Carlo Rossi, dice la lettera l'abbiamo lasciata al garzone. E anche lui rassicura Arnulfo della qualità del vino che era arrivato. Però qui in questa lettera lui non parla di Barolo, ma parla di vino e dice Pacifico, molto probabilmente il nome del garzone, ha sentito a dire che il vino era arrivato buono. E questo rassicura anche Arnulfo. Ma qui va letta anche la posizione dei due personaggi, cioè il Carlo Rossi che era consapevole di aver acquistato un vino di grande qualità e lo chiama Barolo, anche perché l'aveva pagato, caro e salato, ed è sicuro di quello che ha fatto. È sicuro di quello che ha fatto perché la rassicura della qualità, ma è sicuro del business che stava iniziando. Dall'altra, l'emigrante che era abituato a considerare il vino come un alimento, come un qualcosa di necessario nella vita quotidiana, ma non gli dava tutto questo valore. E quindi per lui il Barolo che era arrivato negli Stati Uniti era il vino. E quindi c'era questa contrapposizione di due elementi, due società diverse che però lavoravano per lo stesso scopo, per produrre dei vini di qualità. Poi intorno a questo immigrante qui c'è anche una storia molto, molto carina, dirla molto velocemente. All'inizio degli anni 90 arriva un certo signor Gagliassi a Monforte, in paese, perché cercava i suoi avi. Cercava i suoi avi e non trovò nessuno. Si fermò 4-5 giorni all'hotel che c'è in piazza Monforte a Grappolo d'Oro, giocava a carte con gli anziani lì del paese. Dopo 4-5 anni arriva una lettera di un avvocato all'albergo Grappolo d'Oro e dice il signor Gagliassi è defunto e ha lasciato un'eredità, cioè più piccola, ai tre signori che giocavano a carte con lui, perché ha voluto che qualcosa
di suo ritornasse al paese. No, quindi una storia simpatica, ma che è successo? Tornando al discorso appunto della California, qui abbiamo un'altra lettera che testimonia, ecco qui stiamo passando a analizzare anche quello che era la problematica del tempo che oggi discutiamo tutti i giorni, perché è una problematica importante in questo periodo, la logistica. Cioè come spedire delle bottiglie da Monforte d'Alba a San Francisco? Questo era anche un problema che bisognava risolvere. E Luigi Arnulfo si affida a una compagnia di trasporti che è la Virgilio di Genova e cerca di organizzare questo viaggio. In questa lettera lo spedizioniere gli dà alcune proposte, gli dice: guarda, ci sono diverse proposte. C'è una proposta di un veliero diretto da Genova a San Francisco, quindi c'erano già dei velieri. Quindi delle navi che da Genova andavano direttamente a San Francisco, però ce n'è uno ogni tanto, non c'è così di frequente. Per velocizzare il tutto e perché il viaggio sia più sicuro, possiamo fare la tratta Genova-Liverpool con un vapore, quindi con una nave a vapore, e Liverpool-San Francisco con il veliero. Ricordiamoci che sono 1890, quindi il canale di Panama non c'era, quindi bisognava fare la circumnavigazione, per cui un viaggio direi abbastanza impegnativo. Però dice i vapori da Genova a Liverpool sono molto frequenti, ne abbiamo più di uno a settimana. Quindi in quel periodo il traffico di merci che c'era tra l'Italia, ma soprattutto tra il nord Italia, tra l'Italia nord-occidentale, quindi Piemonte, Liguria e parte della Lombardia, verso l'Inghilterra era importantissimo perché una frequenza di navi così settimanale voleva dire che c'era parecchio scambio di merci, quindi in quel periodo era un periodo fiorente, ecco, era un periodo che si poteva pensare di crescere. Questa è la lettera di Londra. Come dicevamo, Arnulfo aveva impostato tutto questa sua organizzazione, questa struttura aziendale era tutta impostata e incernierata sulla sua figura, perché era lui che controllava gli ordini, era lui che rispondeva agli ordini che gli arrivavano via lettera, era lui che viaggiava, era lui che produceva, era lui che insegnava anche agli agricoltori come coltivare la vite. Ed era lui che si cimentava anche nella ricerca, perché la sua cultura da farmacista gli permetteva anche di sedersi e di discutere anche di argomenti molto più complessi, anche argomenti di natura chimica, di natura biologica, che erano importanti in quel periodo perché c'era da combattere contro le tre grandi malattie. E per far questo era collegato con le università, allora c'era la scuola enologica di Alba, diciamo la parte più interessante per quanto riguarda la cultura enologica, ma viaggiava anche in alcune lettere, ci sono testimonianze dei suoi viaggi a Parigi per andare a vedere le nuove barbatelle che erano arrivate dall'America e si parla di prima parlavamo degli elementi della frutta e dei cannibali, e si parla anche di un libro e di uno stampato delle figure delle viti americane sulle quali si poteva fare un certo tipo di scelta in base anche alla tipologia di vino da innestare. Quindi era già nata una sorta di ricerca in questo senso. E proprio per questo la scuola enologica, allora nascente perché 1881 la nascita della scuola enologica, quindi qui siamo nell'89 e nel 90, quindi i primi diplomati si recano a visitare i vigneti di Luigi Arnulfo. E qui parlano già di vigneto. Nel 1874, nell'atto di acquisto, si parlava di alteni, qui si parla di vigneto. E la testimonianza che Luigi Arnulfo nella propria azienda non avesse la coltivazione di cereali o comunque di altre derrate
all'interno dell'azienda dal fatto che ci sono delle lettere in cui viene descritta la consegna di grano, la consegna di altri elementi che normalmente invece erano prodotti nell'azienda agricola. Quindi, e quindi in questa lettera l'allora direttore lo ringrazia non tanto per la visita alla cantina, ma per la visita ai vigneti. Quindi la visita ai vigneti era un elemento molto importante per Arnulfo e lo troviamo anche in altre lettere in cui invita i propri clienti prima di acquistare il vino a venire a vedere i vigneti. Dice piuttosto in una lettera in cui c'è un cliente che per la prima volta acquista il vino da Arnulfo, dice sì, però gradirei che prima di acquistarlo il vino venissi a trovarmi e a visitare i miei vigneti. Quindi l'elemento vigneto, quindi l'elemento della qualità, per Arnulfo era un elemento molto importante, cosa che per quel tempo non era così sottintesa. Ecco. Oggi l'enoturismo è normale, oggi è normale che un cliente venga a visitare un'azienda prima di acquistare, non è così normale per alcune tipologie di clienti. Noi, purtroppo, qui lo devo dire, noi facciamo il nostro mercato il 90% all'estero, circa un 10% in Italia, ma di quel 10% in Italia abbiamo pochissime visite. Quindi il cliente italiano visita poco le aziende produttrici, mentre il cliente estero ci visita quasi sempre. Adesso, vabbè, parte questo periodo infame, ma normalmente ci visita anche 2 volte all'anno. Per assaggiare i vini direttamente, per vedere i vigneti, per creare dei progetti, per capire il prodotto, per poterlo vendere meglio, no? E questo Arnulfo lo aveva capito. Cioè aveva capito che se un cliente veniva a visitare il vigneto, poi andava a casa a carico come un morto. Cioè, il vino lo vendeva sicuramente ed era convintissimo di quello che stava comprando. Tant'è che, infatti, questa lettera l'ho scannerizzata e in questi giorni si parla di aumenti un po' particolari, quindi un po' oltre la normalità, la mando in giro ai clienti, perché c'è la lettera di un cliente che dice sì, gli ha fatto l'ordine, gli fa l'ordine e gli dice ho capito che l'annata è stata molto scarsa, ci saranno degli aumenti, però li accetteremo perché il vino è molto buono. Quindi questo non è così semplice averlo per iscritto da un cliente. Allora questa l'ho scannerizzata e la mando in giro ai miei clienti con gli auguri di Natale. Però l'importanza della qualità del prodotto, l'importanza dell'azienda, l'importanza dell'unicità erano ormai argomenti che per Arnulfo erano quotidiani. E quindi su questi argomenti lui ha fondato l'economia della sua azienda e la struttura della sua azienda e quindi ha portato avanti non solo l'economia aziendale, ma ha portato avanti anche l'immagine di un territorio, perché sicuramente il cliente di Torino, di Milano o di Londra che veniva a visitare i vigneti, sicuramente poi ne avrà parlato con i suoi clienti, con i suoi amici e quindi ha divulgato quello che era la qualità del territorio. Altra cosa interessante è che la ricerca non si fermava, per Arnulfo la ricerca non si fermava solamente all'elemento chimico o comunque alla discussione biologica o comunque a trovare un elemento per contrastare le malattie, ma la sua ricerca andava avanti e andava avanti con la collaborazione con le aziende produttrici dei macchinari. Qui è un esempio interessantissimo perché questa lettera è quello che oggi potrebbe essere una brochure aziendale, no? Allora non c'erano le fotografie, ma c'erano i disegni. E quindi sulla carta intestata, questo produttore che era qui di Torino, aveva disegnato i suoi prodotti. Quindi le pompe per l'acqua, le pompe per incendio. E queste sono le prime lettere. Nelle lettere che susseguono dopo, quindi dopo un anno, arrivano anche le pompe a spalla. Quindi anche nel disegno della lettera c'è la pompa a spalla. E in alcune lettere
invia, cioè, la descrizione dice, le ho inviato a mezzo della piccola ferrovia a Monchiero, un cesto con all'interno diversi accessori per le pompe a spalla. Ne provi quello che va meglio e poi potremo fare tutte le modificazioni. Questo dice nella lettera, no? E quindi sperimentava anche per queste aziende che erano all'inizio anche loro e non sapevano come poter utilizzare quei prodotti, perché un conto è trovare, no, avere l'efficacia dello zolfo e del solfato di rame, ma poi questo solfato di rame, questo zolfo, bisogna in qualche modo utilizzarlo, in qualche modo bisogna darlo sulla vite. E quindi ecco che Luigi Arnulfo collabora anche con questa azienda. Quindi era un personaggio a 360 gradi. Lui, ecco l'importanza di prima, dicevamo, viveva nell'azienda. Lui viveva l'azienda. Viveva all'interno dell'azienda, ma viveva l'azienda nella totalità. Quindi era uomo di marketing, era produttore, era diplomatico, era veramente un imprenditore. Quindi ha fatto grandi cose. Ecco qui, li ho elencati così perché la scandalizzazione della lettera è un po' difficile da leggere, ma qui abbiamo un listino perché in una lettera c'è un'offerta di vini e qui vediamo già le differenze incredibili. Vabbè, la quotazione era per Brenta perché allora era la quotazione, l'unità di misura del vino era la Brenta. Ma c'è il Barolo Vecchio annata 1886. Quindi vecchio, quindi un'indicazione della qualità, ma indicazione dell'annata. Il prezzo era 96 lire la Brenta. Ricordiamoci che Arnulfo ha comprato l'azienda per 30.000 lire. Quindi, e poi lo vediamo in uno specchio che utilizzava molto probabilmente per la pubblicità, nei locali, nei ristoranti, eccetera, dichiarava produzione 1000 ettolitri. 2000 Brente. 96 lire alla Brenta. Quindi il valore del vino era molto importante. Barbera fina, quindi anche qui aveva due tipologie di barbera. Aveva la barbera fine a 34 lire la Brenta e la barbera normale a 18, quindi una diversità enorme tra una barbera normale e la barbera fina, quindi c'era già questa suddivisione qualitativa molto importante. Il dolcetto 28 lire la Brenta, qui più caro del barbera normale, e il vino da pasto allo stesso prezzo del barbera. Quindi c'era questa diversità e la qualità aveva un indice di valore importante. Sono andato a vedere sull'Istat i valori di allora, una lira nel 1893, aggiornandola con l'indice Istat, vale circa 4 euro. Valeva 4 euro nel 2011, adesso magari qualcosina in più. Quindi giusto per dare l'indicazione del prezzo. Quindi 4 euro. 4 euro, facendo 96 lire al 100, ci cioè sono 400 euro la Brenta, quindi sono 800 euro il quintale. Oggi il Barolo costa 8 euro il litro. Lo stesso prezzo del 1883. Allora, 96 lire una Brenta. Comunque guadagnava bene, allora Lui questo guadagnava bene. Lui guadagnava bene, però è un'indicazione. È un'indicazione. 96 lire la Brenta, una lira era 4 euro, quindi sono 400 lire, 400 euro alla Brenta, un quintale, due Brente, quindi 800 euro quintale. Quindi 8 euro al litro. Oggi, se vedete i bollettini della Camera di Commercio, il Barolo Sfuso oggi quota 8 euro il litro. Quindi lo stesso, non abbiamo fatto niente. Perché stiamo vendendo al prezzo del 1893. spiega delle città da certi prezzi.
che sono cresciute. Noi abbiamo avuto quel gap dal 1930 al 1980 che ha fatto sì che la nostra economia del vino sia fermata là. Cioè, queste analisi sono analisi che secondo me a volte andrebbero fatte dal punto di vista appunto di marketing, ma anche di analisi di noi con la Confindustria. Ad Alberto gli si sono incrociati gli occhi a mettere a posto tutti quei numeri e tutte quelle rilevazioni di prezzi che abbiamo fatto, però raffrontandoci a quello che sono, quello che era un listino allora di vendita, non abbiamo fatto grandi cose. Perché se prendiamo anche una Barbera, mettiamo 20 lire, 20 lire la Brenta del Barbera normale. Sono 40 lire, sono 160 euro, sono 1,60 euro al litro. Barbera d'Asti, 1,60 euro. Oggi Barbera d'Alba quota 2. Ma se prendiamo la Barbera fina, quindi il cru, era più caro allora che non adesso. Il Barolo il valore oggi alla Camera di Commercio è intorno ai 2 euro, valore sfuso. Quindi, cioè, sembra adesso parlare in lire, parlare di prezzo alla Brenta, eccetera, senza però fare un'attualizzazione, un aggiornamento dei prezzi, quindi utilizzando i dati Istat, si vanifica tutto. Nel senso che oggi sembra di aver fatto chissà che cosa, il valore di 8 euro al litro è un valore molto alto, perché comunque anche il Brunello siamo lì da 8 a 9, l'Amarone siamo lì da 8 a 9, quindi i vini di OGG, le quotazioni sono quelle, quindi abbiamo fatto poi dei passi da gigante in tutti questi anni, no? Mentre lì in pochi anni, dalla nascita del Barolo al 1893 sono poi 30 anni, 40 anni. Quindi in tutti quegli anni il passo è stato molto veloce e poi c'è stato questo buco, questo gap che purtroppo mi porterà alle conseguenze. Oltre, dicevamo prima, uomo di marketing perché lui, oltre l'etichetta, aveva anche pensato al packaging, alla bottiglia. E quindi aveva ideato questa bottiglia quadrata per le spedizioni, più facile da sistemare, più facile e in quantità. Allora il vetro costava. Allora il vetro era un qualcosa di veramente prezioso. E quindi fare una bottiglia da un gallone, da 3 litri più, quella è più di un 3 litri, circa. Si avvicina al gallone, quindi era la bottiglia che lui aveva utilizzato per la spedizione negli Stati Uniti, perché lui doveva anche combattere anche con queste problematiche. Lui qui parlava in litri, gli americani parlavano in galloni, e quindi bisognava in qualche modo trovare una quadra, e lui la trovò con la bottiglia quadrata, no? E questa è una bottiglia di Barolo del 1883, che ho trovato nell'azienda quando. Piena, 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 piena. La cosa interessante è che Luigi Arnulfo morì nel 28 e aveva riconosciuto una figlia naturale e morì di infarto e praticamente chi ha ereditato tutto fu la figlia, Caterina, che non sapeva nulla di vigneti, non sapeva nulla di vino, però era gelosa di quello che aveva fatto suo padre. Molto probabilmente a quel tempo era anche molto giovane e quindi lei ha custodito tutto gelosamente. Diceva, questo l'ha fatto mio padre, lo tengo lì. E quindi all'interno della casa, quando io l'ho comprata quel 26 giugno, negli armadi a muro ho trovato le scarpe, ho trovato la mantella che c'è ancora nel museo e ho trovato questa bottiglia. Veramente è stato emozionante entrare in quelle camere che era tutto così abbandonato, poi ci sono stati dei furti ovviamente, però qualcosa c'è ancora stato.
Io l'ho presa nel 1988. Ecco questo, quello che dicevamo, il manifesto, lo specchio che veniva utilizzato a quei tempi, nei bar, qui a Torino è pieno di questi specchi bellissimi, che venivano fatti per pubblicità. E qui lui pubblicizza, non dice, Barbera, Dolcetto, no, lui dice Luigi Arnulfo, produttore vini, quindi più di uno, Barolo. Quindi questo è importante, non dice Barbera, Dolcetto, no. Per lui essere produttore di vino Barolo, Monforte e anche qui Regione Bussia. Quindi questo è un altro elemento interessante. E questo l'ho anche trovato lì. Questo è un diploma di un premio, dicevamo prima, i vari concorsi alle varie esposizioni nazionali, internazionali, industriali del tempo. Questa era l'esposizione del 1911 e era un premio fuori concorso per un Barolo di Luigi Arnulfo. Ecco, la strategia, la struttura dell'azienda di Arnulfo arriva anche a una strategia commerciale ben precisa, perché nelle lettere si riesce a capire qual è la strategia, e cioè lui inviava i campioni, i clienti assaggiavano il campione e inviavano gli ordini via lettera o via cartolina postale. Ce ne sono che sono veramente bellissime, sono delle opere d'arte. E nelle cartoline postali veniva indicato la quantità. La cosa interessante di quelle cartoline postali è che erano velocissime. Abbiamo il timbro di partenza da Milano, il timbro di arrivo a Monforte, un giorno. Cartolina postale, quindi non stiamo parlando di espresso, no? No, oggi ci vantiamo della posta celere, no? Ma ecco, questa era la posta celere, no? Vabbè, qui la mia famiglia, purtroppo non sono più con noi, mio padre e mio zio, lì nella parte dove abbiamo il museo, e noi abbiamo acquisito l'azienda, l'ho acquisita io nel 1988, e da lì abbiamo iniziato la ristrutturazione dei locali e siamo ripartiti da, come diceva Troisi, da tre, perché anche se era zero, noi comunque siamo partiti da tre. Siamo partiti da tre perché c'erano i vigneti. E soprattutto c'erano i vigneti in una zona altamente vocata e siamo partiti da tre perché alle spalle avevamo una storia vera, cioè una storia da raccontare vera e non, come si dice ora, storytelling, non ve lo dico in dialetto perché a volte è un po' volgare, l'addizione di storytelling all'inglese, però ritengo che abbiamo avuto la fortuna di partire veramente da tre. Perché avere questa la possibilità di raccontare questa storia e avere soprattutto la possibilità di capire anche attraverso la storia qual è l'importanza e il valore di quel terreno, di quella posizione e di quel vino è importante e devo dire sinceramente, ha segnato anche un po', no, la nostra attività. Questi sono i vigneti attuali che sono gli stessi di Luigi. Quindi la fortuna di quella proprietà è passata di mano in mano, quindi è passato due proprietà senza variarne la superficie. Un pezzo unico, 15 ettari, all'interno, proprio nel centro, l'azienda e la cantina. Quindi era strutturata già in modo molto interessante. Se venite a visitarmi, la cosa interessante è vedere come i vigneti. Ma oggi non ci sono più, ne ho trovati alcuni pezzi e non ho potuto ristrutturarle. Erano le vasche di preparazione del verderame. Allora, Luigi Arnulfo aveva lungo la collina, lungo quella dorsale di collina, aveva dislocato diverse vasche di preparazione del verderame a cui venivano collegate delle gomme e per caduta lui faceva il trattamento ai vigneti. Quindi, cioè, veramente, se andiamo nei particolari, è un'intelligenza fuori dal normale. Qui all'interno dell'azienda, questa è la parte
ristrutturata, quindi questa è la parte che è attualmente ancora così come l'abbiamo trovata, l'abbiamo ristrutturata e all'interno della quale c'è il museo dove si possono vedere tutti i documenti storici e alcuni qualche referto storico che abbiamo trovato in azienda. Dicevo che siamo partiti da tre, da quell'idea di Luigi Arduffo l'abbiamo voluta continuare, quindi quella bottiglia quadrata ora la riproduciamo e abbiamo fatto questa, noi la chiamiamo la replica, che è un magnum, doppio magnum da 3 litri, disegnato nella stessa forma del magnum di Luigi Arduffo. E qui lo utilizziamo solamente per un vino che abbiamo dedicato appunto a Luigi Arduffo, utilizzando la stessa etichetta di Luigi. Ed è un Barolo che noi produciamo con una leggera sovramaturazione in vigna, quindi lasciamo in vigna i grappoli migliori e poi procediamo poi dopo circa una settimana, 10 giorni, la vendemmia per avere una concentrazione maggiore dell'uva e quindi è poi un vino più strutturato. Subisce poi una vinificazione, noi utilizziamo la vinificazione, tutti i vinificatori con il sistema del rimontaggio. Quindi con un'estrazione molto lenta dei tannini e poi facciamo, a seconda delle annate, lo stoccaggio, la steccatura della vinaccia all'interno del vinificatore. Qui le altre, prima avevamo menzionato le vigne, queste sono le nostre due selezioni di vigna, quindi il Campo dei Buoi che è un Barolo e il Campo del Gatto invece che è un Barbera. E sopra l'etichetta, nell'etichetta, abbiamo applicato la parte del contratto del 1874 dove viene descritta la vigna. Quindi ecco qui, non è storytelling, ma storia vera. Qui le altre nostre selezioni di Barolo, che abbiamo un Barolo Bussia, un Barolo Riserva e il Barolo Luigi Arnulfo. E poi gli altri vini, dove abbiamo un Dolcetto, un Barbera d'Alba, un Lange Chardonnay e un Lange Nebbiolo. Lange Chardonnay, vi dico anche perché l'ho piantato. Io quando ho acquistato l'azienda avevo fatto la scuola enologica e poi girolato un po' e mi sono trovato anche a fare un'esperienza in Chablis, mi sono innamorato un po' dello Chardonnay, quindi quando ho comprato l'azienda ho piantato un po' di Chardonnay. Lo Chardonnay lì per quel motivo. E questa è l'azienda oggi. Il perimetro dell'azienda e diciamo così, il fabbricato esterno è del tutto uguale a quello che era al tempo di Luigi Arnulfo e ho costruito una parte interrata appunto per poter avere lo spazio di vinificazione e di invecchiamento però la quantità di uva e la provenienza dei vigneti è sempre la stessa, è sempre quella di Luigi Arnulfo. Forse vi ho annoiato con un po' di vino, un po' di dato, ma questo applauso è a Luigi Arnulfo. Ah, ecco, quindi qua io ho portato qualche volume, non sapevo quanti erano i partecipanti, poi mi direte, ve ne faccio avere degli altri. Tutto quello che ho cercato di dirvi l'ho scritto anche in questo volume, e anzi c'è qualche approfondimento di più anche per quanto riguarda la parte della California e la parte legislativa di quei tempi con Cavazza, eccetera, eccetera. E niente, quindi non spaventatevi, una parte siete in italiano, l'altra parte in cinese, ma il cinese, Leggeremo ci quella. sarà Bene. qualche errore in cinese, quindi leggete quella in italiano. Paolo, È stato un davvero grosso piacere. grazie. L'applauso piccolo ma risonante perché siamo in pochi. Credo che ci saranno parecchie domande. Io intanto ti ringrazio, ci hai portati in un mondo che potevamo immaginare ma non conoscevamo, che tu hai avuto la fortuna di toccare con mano perché penso che scoprire quelle carte, scoprire, mi metto di qua perché sennò gli amici che ci... Hai toccato quelle carte che ti hanno davvero portato e la cosa che vorrei aggiungere è che ci hai fatto vivere delle emozioni che sono quelle che già Arnulfo stava
facendo vivere, perché quando chiede a un cliente di venire a vedere la terra, sapeva che cosa gli faceva vedere. Il commento che aggiungerei è che è stato uno di quelli che ha cominciato a creare quella bellezza di territorio, cioè in cui Certamente. quando ci capiti in qualunque stagione resti senza parole, dai colori, dai profumi, e che ci ha portati a diventare anche zona UNESCO, cioè queste valorizzazioni che comunque chiedono anni perché avvengano. Se poi appunto mi dici questo buco di anni che ci ha fermati è ancora peggio, però sono delle basi. Aggiungo ancora che hai colto in questo Arnulfo come viveva l'azienda, come l'ha portata avanti, ma direi che questa è una caratteristica ancora di oggi di chi sa portare avanti le aziende in questo modo, perché c'è soltanto nelle panoramiche al convegno di Alba della forma del vino, sono emerse assieme a te altre due o tre figure, anzi di più, anche negli altri campi, nelle tipografie, eccetera, che vivono l'azienda a tempo pieno, ecco, non è soltanto marginale. Aggiungerei che questo territorio poi si sta arricchendo e noi contiamo di venirlo a vedere con opere d'arte, con cose che sono tutte da vivere. Sto zitto perché sicuramente c'è qualcuno che avrà delle domande, quindi non so, adesso ecco, cominciate pure a far domande. Qui ho perso, come si vede lì, tu vedi chi No, fa domande. vedo, sì, adesso è ancora condiviso, tolgo la condivisione Ah, del... ecco, sì. Intanto ti ringrazio davvero perché è No, ma stato grazie a voi. Non so interessante. se io non sono un oratore, No, quindi ma sì. Molto sul campo. Di ecco. solito quando parlo è perché voglio vendere qualcosa, no? Qui Questo non non è il era, no, non caso, era il qui caso, tutt'altro, qui non era proprio tutt'altro, per quello. cui a volte mi perdo un po'. Prego, le domande. Se volete, intanto io faccio i complimenti a Paolo per la presentazione, per il bellissimo investimento che ha fatto. Sentite, scusa un Mi attimo, riuscite a sentite? sentire bene, allora procedi pure. Mi sono anche un po' trovato nella Grazie. che hai citato anche la mia famiglia, ma per esempio un aneddoto che vi racconto è che io sono stato in California a studiare alla UC Davis. E Carlo Rossi è diventato un brand di vini importanti della proprietà della famiglia Gallo. Mi ha di fatto vivere anche un po' tutta la storia epistolare anche della mia famiglia, dove appunto allora vendere il vino all'estero, in California, l'hai accennato bene, mandarlo via nave, via veliero, via. Allora si vendeva già il vino a fine 800 in parecchi paesi del mondo, in quasi tutto il mondo. Pensate. Che cos'era? Direi che questi patriarchi del vino hanno contribuito a rendere vincente i nostri territori. È peccato che questo grande patriarca non ha vissuto poi tutto quello che il successo che ha avuto il Barolo, che oggi è re, indubbiamente il re dei vini italiani ed è forse quello più apprezzato a livello internazionale come Made in Italy. Sicuramente. Ho visto che insomma l'investimento riprendere anche la storia, valorizzarla e raccontarla, direi che è uno dei patrimoni che sta avendo più successo a livello internazionale, quello che ci differenzia e rende il Made in Italy diverso rispetto ai cugini d'Oltralpe e rispetto ai paesi del Nuovo Mondo. Quindi ecco, tutto questo patrimonio. Immagino che starai continuando a valorizzarlo ed è un tema di. Ho visto che ci sono anche delle camere in cantina, c'è il museo, sono tutte quelle cose da continuare a valorizzare per portare sempre di più gente sul territorio, perché venendo sul territorio si capisce anche l'Italia. In questo il patrimonio dell'UNESCO è importantissimo. È appena passato oggi anche il Trifolao come patrimonio dell'UNESCO, quindi abbiamo aggiunto ulteriore valore insomma, nelle terre di Barolo, dove si trovano tra i migliori tartufi bianchi al mondo, no?
Quindi, insomma, complimenti e immagino che stai continuando questo. Grazie. No, io sto continuando e come dicevo prima, noi abbiamo ricominciato da tre e direi che leggendo quelle lettere io ho fatto solo semplicemente la scuola enologica, ma poi ho fatto un master di marketing e di produzione leggendo quelle lettere di Arnulfo. E di lì ho preso veramente gli spunti per capire cosa fare, dove andare, e li ho appresi leggendo quelle lettere, leggendo cosa aveva fatto 100 anni prima Luigi Arnulfo. Quindi per me la storia è stata veramente Fantastico, allora ti assolvo affascinante. subito come sede per io con la SA ho creato un wine master e mi piacerebbe creare delle sedi didattiche Sei e benvenuto. utilizzare anche questa tua ricerca proprio come education per chi si approccia al settore del vino, anche i figli degli imprenditori che hanno bisogno di capire con chi si è sporcato le mani, cosa vuol dire lavorare dietro al vino, farlo conoscere e venderlo. Certo, guarda, contattami pure e ci mettiamo d'accordo e sarà un onore. Grande, grazie. Grazie, Grazie a te. grazie Adriano. Altre domande? Anche qui in sala, perché adesso guardavamo quelli lontani. Noi... Allora, le spedizioni, quella compagnia, la Virgilio, gli proponeva due tipologie di spedizione. Una spedizione via veliero, quindi che partiva da Genova e arrivava a San Francisco direttamente, quindi circumnavigava il Sud America, quindi Terra del Fuoco, e poi risaliva Quindi andava vicino al Polo Sud. vicino al Polo Sud e poi Stretto di Magellano. Stretto di Magellano, Terra del Fuoco, e poi risaliva. L'altra, Con il l'altra. veliero. Con il veliero. E con che tempi? 6 mesi di viaggio. Tempo, qui abbiamo la lettera di Virgilio, se è la stessa spedizione, perché questo non lo possiamo determinare, se è la stessa spedizione ci sono circa 9 mesi. Perché la lettera è del 1889 e poi la lettera di Carlo Rossi è del 1890. È lì a cavallo dei 2 anni, quindi circa 9 mesi. Circa 9 mesi. Bisogna vedere se siano stati 9 mesi effettivamente di viaggio o di comunque tra la lettera di indicazioni del tragitto, la preparazione del prodotto, la spedizione, eccetera. Comunque 4-5 mesi tutti, sicuramente. Cioè, solo per Sicuramente. arrivare al porto, quanto impiegava? Ma il Perché lì. porto, allora, la logistica nazionale era molto ben strutturata a quel tempo, perché la logistica era quasi tutta via treno e c'erano le due possibilità, c'era la piccola ferrovia, quindi la piccola velocità e la grande velocità. E quindi c'erano queste due alternative, ovviamente con costi differenti, ma che potevano risolvere alcune situazioni. Per esempio, in una lettera c'è un cliente di Milano e qui è singolare perché gli dice per favore spediscimi il vino con la grande velocità perché qui a Milano stanno facendo le barriere. Era il 1853 e stavano istituendo le barriere del Dazio. E lui dice: se me lo spedisci prima che chiudano le barriere io non pago il Dazio. E quindi spendo di più nel viaggio, però lo risparmio poi in quota di tassa. Per cui c'era questa diversificazione. Per Luigi Arnulfo, lui si serviva della stazione di Monchiero, che però viaggiava solamente a piccola velocità. Quindi lui faceva la piccola velocità da Monchiero e poi molto probabilmente da Monchiero andava a Bra. E poi diretto verso Torino, oppure da Monchiero verso la Liguria, verso Savona e poi Genova, perché la linea ferroviaria che ora non c'è più,
perché dopo l'alluvione del 94 non è più stata ripristinata, allora c'era ed era efficiente. E quindi era la linea ferroviaria che partiva da Torino e faceva Torino, Carmagnola, Bra, Bra, Monchiero, Monchiero, poi giù a Agnella Tanaro e poi Savona, no? Montezemolo, insomma. Quindi quella linea ferroviaria lì era una linea efficiente, eccetera, quindi ce la siamo persa. Ma ce la siamo proprio persa, nel senso che non l'hanno più ristrutturata e poi alcuni si sono appropriati delle rotaie, dei cavi, e via, portato via tutto, quindi non c'è più nulla. Ma allora era molto, molto fiorente e tutti questi trasporti avvenivano via treno e soprattutto con i fusti. E i fusti tornavano vuoti. Quindi c'era il reso del fusto, fusti che normalmente erano in castagno e che venivano riutilizzati e venivano caricati pieni sui vagoni. Io ho ancora visto da bambino da mio padre caricare i camion con i fusti pieni, ma soprattutto scaricarli, perché il fusto pieno veniva lasciato cadere a terra. Quindi non c'era lo scivolo per scaricare il fusto, perché è troppo pericoloso, perché è un fusto da 7 quintali, normalmente da 3 quintali e mezzo, perché sono da 7 brette normalmente il fusto, non puoi tenerlo e farlo scivolare su uno scivolo, ma lo devi mollare. E quindi un tempo li mollavano su dei materassi, sulle paillasse, no? Quelle che erano fatte di stocchi di mais, normalmente se ne mettevano 4-5 e poi il fusto pieno veniva lasciato cadere sul materasso. E questo era il metodo per scaricare i fusti. E quindi il fusto veniva poi maneggiato pieno. Non è facile, bisogna avere veramente la mano per poterlo manovrare, per poter caricare, eccetera. Quindi era anche un lavoro molto pesante, ecco. E tutto avveniva per ferrovia, quindi con il carro e i buoi fino alla stazione e poi, quindi l'ipotetico viaggio per San Francisco cominciò molto probabilmente dalla Cascina alla Bussia con carro con i buoi fino a Monchiero e poi da Monchiero sul treno e poi dal treno al vapore, poi dal vapore al veliero, eccetera. Quindi, insomma, giustamente poteva preoccuparsi e la lettera, sicuramente quando è arrivata la lettera che dice il Barolo giunse in eccellenti condizioni, penso che Luigi Arnulfo a quel momento ha tirato un sospiro di sollievo, ha detto, ma basta, l'abbiamo fatta, lì è arrivata. Non penso che, anche se insomma, le compagnie di assicurazione in quel tempo è stato il periodo fiorente per le assicurazioni. Tutte le compagnie di assicurative sono nate in quel periodo lì, quindi probabilmente le navi erano già assicurate o addirittura erano di proprietà delle compagnie di assicurazione. Questo è un po' il dato commerciale che quel tempo circolava, Però se la insomma. situazione copriva l'affondamento della nave, mi rendo conto che dei danni sensoriali Ah, sono. assolutamente. Quello un po' meno, quello un po' meno, quello un po' meno si può dare un'analisi sui quantitativi e sull'importanza, l'analisi si dà sull'importanza poi dedotta dalle lettere e dalle vendite. Dove il Barolo ha una predominanza, dove il Barolo è sempre predominante, cioè in tutti gli ordini c'è il Barolo, poi ci sono anche altri vini, ma il Barolo è predominante e soprattutto è predominante nell'aspetto della bottiglia, cioè il vino venduto in bottiglia era Barolo. E anche l'omaggio che molti personaggi a livello politico e amministrativo, ma anche militare,
ordinavano ad Arnulfo erano sempre bottiglie di Barolo. Ti prego di inviare 12 bottiglie di Barolo a Tizio, eccetera, eccetera, perché lui siede nella commissione del comizio agrario, eccetera, eccetera. E gli dava anche spiegazioni, no? Di chi era, perché domani ne avesse avuto bisogno. Quindi c'era un po' questa. E lì era l'aspetto diplomatico di Luigi Arnulfo, che era, direi, anche lì in quel campo impressionante. Ma molto probabilmente lui il farmacista non l'ha mai fatto, nel senso che, anche perché lui acquistò l'azienda quando aveva 22 anni. Quindi aveva avuto gli studi da farmacista, molto probabilmente, perché sul biglietto da visita era farmacista, aveva tutte queste amicizie nell'ambito di farmacisti, il più grande amico, quindi la corrispondenza più importante c'è con un certo Giovanni Torta, qui di Torino, farmacista, e c'è uno scambio epistolare veramente importante, e con lui parlava un po' di tutto, ecco, parlava di problemi della Pronospor, parlava dei vigneti, parlava del commercio, ma parlava anche di cose personali, ecco. Poi ci sono delle lettere di famiglia che sono veramente. C'è una lettera interessantissima e anche bellissima graficamente, perché è la lettera che una nipote scrive allo zio. Lo zio, da sposare. Insomma, benestante, per cui tutti ci tenevano a fargli gli auguri. E la nipote gli scrive una lettera di auguri in prosa. Cioè, è una cosa veramente bellissima, scritta con una calligrafia veramente molto molto bella, una grafia con dei dettagli incredibili, e tutto il testo della lettera è in prosa. Cioè, bella proprio da leggere, sono gli auguri della nipote. Poi io ho avuto la possibilità di conoscerne i nipoti, perché poi quando abbiamo iniziato poi a divulgare il marchio, e quindi le bottiglie si sono anche un po' viste in giro, un giorno ricevo una telefonata, dice: sono l'avvocato Arnulfo. Siccome Arnulfo, questa zona è un cognome, noi abbiamo, il nostro agronomo si chiama anche Arnulfo, ha la barba ma non è parente, e gli assomiglia anche un po', sì. E comunque dice: no, guardi, noi siamo parenti del cavalier Luigi Arnulfo. Allora abbiamo iniziato un po' di corrispondenza, e questa famiglia si trova ora in Sicilia, hanno preso la carriera notarile e avvocatura, quindi sono avvocati e notai in Sicilia, e per un certo periodo erano stati molto amareggiati dal fatto che l'eredità dello zio fosse finita alla figlia naturale. Loro vantavano, insomma, la parentela, e vantavano cose che poi alla fine invece non sono arrivate. Ecco, quindi la sorte, no? Bella storia di famiglia, bella. Intanto do il benvenuto a Pietro, che è venuto di corsa da Firenze per poter essere un po' partecipe. Aveva l'assemblea come la nostra dei Georgofili, e mi sono visto. Ti ringraziamo, perché non ti aspettavo, sapevo che avevi la tua assemblea, e che ieri ho seguito il tuo seminario sul. Ma era stamattina, no? L'assemblea dei Giorgo, e è riuscito ad arrivare. Niente, qualche domanda da parte nostra ancora, da parte di. Allora, vista l'ora. Sì, infatti Luigi Arnulfo, con questo suo amico Giovanni Torta, anche lui farmacista, organizzavano dei viaggi. Ci sono diverse lettere in cui testimoniano questi viaggi. In una in particolare, Giovanni Torta era nel 1800, non vado a ricordare, ma mi sembra 1890, in cui Giovanni Torta gli dice: guarda,
Abbiamo prenotato, abbiamo organizzato il viaggio a Parigi il 15 e 16 agosto, però se vieni un giorno prima a Torino, andiamo a vedere, dice il nome, questa collezione di vite americane che sono arrivate. E prima di andare a Parigi sarebbe interessante vedere cosa è arrivato qua in Italia. E molto probabilmente andavano a Parigi per avere delle indicazioni in più per risolvere questo problema che insomma lo abbiamo tuttora, quindi non è ancora risolto. Quindi no, viaggiava molto e soprattutto ascoltava, ecco, quello che ho potuto capire dalle sue lettere e da come lui si raffrontava con tutti. Lui scriveva al generale. Scriveva e riceveva lettere da diplomatici, da persone importanti, ma riceveva anche la lettera dell'emigrato, dell'emigrante che scriveva in italiano, sì, però aveva stima di tutti e riceveva la stima e la fiducia da tutti. Quindi era una persona che, come dicevo prima, il fatto che lui vivesse nell'azienda, secondo me, gli ha dato quel qualcosa in più rispetto a quello che succedeva normalmente in quel periodo, cioè le aziende erano le aziende con i mezzadri o con i nobili, quindi un'azienda come quella di Arnulfo era un po' qualcosa di diverso. In quel tempo non era così normale. Un'altra domanda. Lei ha idea di possibili aree di produzione? Tanto per vivere di loro o di figli, diciamo della famiglia del padre, adesso non lo so, in California o in Israele, non lo so, Allora, in quel tempo, almeno la ricerca che io ho fatto al tempo, quando ho scritto questo libro l'ho scritto nel 2011, e le ricerche che avevo fatto e così cercato, anche visitando aziende in California, perché per lavoro ci vado ogni tanto, quello che è emerso è che c'erano alcuni vitigni che erano molto sviluppati qui in Piemonte, che poi oggi li ricordiamo anche molto vicini alla famiglia del Nebbiolo, quale il Grignolino, era un vitigno che è stato molto esportato. E quindi si trovano coltivazioni di Grignolino in California in quel tempo e anche in Argentina. In Argentina ho l'esperienza diretta perché mia nonna, figlia di emigrante, era nata in Argentina, era nata ad Arequito, provincia di Santa Fe. E lei beveva il grignolino perché gli ricordava l'Argentina, perché in Argentina suo padre aveva piantato una vigna di grignolino. Quindi il grignolino era un vitigno piemontese molto diffuso in quel periodo. Quindi anche mio bisnonno emigrò in quegli anni lì, negli anni della crisi agraria, 1870, 1890, ecco. Mia nonna era del 1903, quindi periodo. E quindi il grignolino è un vitigno che oggi dico che sia scomparso, ma comunque è relegato a una superficie molto molto ridotta rispetto a un tempo e non ha avuto quell'evoluzione nella selezione clonale, nella selezione anche produttiva che ha avuto poi dopo, ecco. Questo dire, per cui c'è ancora spazio per i grignolini. Però ecco lì ci sono state aziende che hanno impiantato grignolini. Poi ci sono state aziende italiane che sono poi diventate grandi. Vabbè, la Gallo è una di queste, ma citava prima Lamberto il fatto che Gallo acquistò la Swiss Agricoltura in Coloni. La Swiss Agricoltura in Coloni passò di mano per diverse proprietà. Ebbe un periodo oscuro quando passò in mano a dei distillatori provenienti dall'est Europa, e quindi dalla Polonia e da Cecoslovacchia, e poi fu di nuovo acquistata da famiglie italiane e in ultimo poi fu acquistata da Gallo. Oggi Gallo ha un marchio
Carlo Rossi, che però viene utilizzato per vini più comuni. Ed è caratteristico il fatto che Carlo Rossi, negli Stati Uniti, ma anche un po' in giro per il mondo, è conosciuto per un packaging molto particolare, che è la Dama da 3 litri, che vista così mi ricorda anche la bottiglia di Louis Hermé. Non so se ci sia delle connessioni oppure no, però comunque è un dato di fatto che Carlo Rossi, i vini Carlo Rossi sono conosciuti per la Dama da 3 litri e quella bottiglia da un gallone, poi alla fine è quella, ecco, quindi. Bene, volte nella storia si ripete. Allora, io ringrazio ancora il relatore, è stato un incontro interessantissimo, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, vi auguro buon Natale e invece a chi è qua seduto con noi, andiamo a prenderci lo spumante per festeggiarlo insieme e lo festeggiamo pensando anche a voi. Grazie infinite della vostra presenza. Tanti auguri alle vostre famiglie e a voi e a presto, il tempo passa in fretta, a gennaio ci ritroveremo insieme. Auguroni belli a tutti.